ogni impresa risparmierà circa 30-40 euro all'anno, ma l'ente avrà meno risorse per il territorio e gli altri enti e le imprese. Ma mentre in tutta Italia si contano i danni, 50 sedi distaccate chiuse, la Camera di Commercio provinciale rilancia e non solo manterrà le sedi di Urbino e Fano a costo zero, grazie a sedi messe a disposizione dai comuni, quella di Fano si inaugurerà a febbraio, ma presenta una progettualità per il 2015 che vuole dare un forte impulso all'economia del territorio, grazie alla sinergia con le amministrazioni e i percorsi di aggregazione con Ancona e l'unificazione su base regionale delle aziende speciali. Abbiamo provveduto ad una serie di interventi di razionalizzazione della spesa. Chiaramente non riusciremo a sostituire il personale che è andato in pensione e abbiamo pensato anche di rilasciare i locali che avevamo in affitto nelle sedi di Fano e di Urbino. Che l'export sia l'ancora di salvezza per molte realtà commerciali della nostra provincia si era capito dal saldo commerciale che nel 2014 è stato più 8%. E mercati emergenti come Cina, Medio Oriente, Russia e Bielorussia, la Camera di Commercio li conosce bene grazie alle sue molteplici missioni in quei mercati che sfociano spesso in proficui B2B per le aziende. Noi in questi anni il lavoro che abbiamo svolto ha permesso alle nostre imprese di mantenere rapporti importanti con molti paesi e quindi mantenere una crescita dell'export attorno al 2-2,5% ogni anno dal 2008 ad oggi. Expo 2015 sarà la giusta vetrina quindi anche per la provincia di Pesaro Urbino, che sarà presente con molteplici iniziative che saranno la vetrina della patria di Rossini e Raffaello. La Camera di Commercio è stata indicata come soggetto coordinatore di tutte le iniziative che il sistema imprenditoriale e le istituzioni della nostra provincia realizzeranno in occasione dell'Expo.